bellissimo. Da subito. Soprattutto qui dentro. Ma dai. È bellissimo. Sì, anche perché i tirocini che facevi prima erano in casa di riposo, erano sul territorio. In casa di riposo non sarei mai andato a lavorare. Però tipo sul territorio non sarebbe stato carino. Poi, ma io non sapevo neanche che esisteva una struttura così. E arrivare in un posto così dove c'era questo ambiente, questo clima, bellissimo. Era veramente bello. Una famiglia allargata, quello dicevo prima, una famiglia allargata, è un'altra famiglia particolare, però una famiglia, quindi lavori, fai le tue cose, ma ci metti qualcosa in più come essere a casa, anche se ti fanno manutenzione della casa, è come, non dico come se fosse a casa tua, però lo fai volentieri e ti piace perché è qualcosa di, che senti anche tuo, e poi gli ospiti sono, è bello. Ti metti nei loro panni e cerchi di capire come stanno loro e cosa, e se tu fossi al loro posto cosa vorresti che facessero gli altri. Non dico quotidiano, però settimanale c'è. È il trucco del lavoro, di questo lavoro è arrivare con l'ospite, perché con il collega no, vabbè. Però con l'ospite il trucco e la difficoltà di questo lavoro è trovare l'equilibrio per essere l'operatore, ma non l'operatore superiore e che lasci sempre l'ospite a livello ospite. Mm-hmm. Arrivare non a un rapporto amicale, però ti devi avvicinare il più possibile per aver presa su di loro, tenendo sempre un ampio margine per poter poi fermarti se hai bisogno e fare un intervento magari deciso. Certo. E lì sta anche l'autorevolezza e quanto loro ti riconoscono nel ruolo dell'operatore. Mm-hmm. Perché se tu sei l'operatore puoi arrivare molto vicino a loro a scherzare, magari a parlare chiaramente di cose anche pesanti sulla loro vita, su situazioni complesse, però loro ti riconoscono e sanno che possono arrivare fino a quel livello. Mm-hmm. Ma qualità innate, tante cose le puoi imparare, le puoi affinare, puoi avere le conoscenze che vuoi, però alcuni cioè una predisposizione devi averla di tua. E che genere di persona devi essere secondo te per riuscire a fare bene questo lavoro? Devi essere capace di avere empatia, metterti con tutte le attenzioni dovute, metterti un attimo nei loro panni per capire magari quello che stanno passando, quello che vorresti, ma il perché sono arrivati fino a determinati punti. Ma che domandona! Sì, ho studiato filosofia, dovevo arrivare. Il senso del lavoro. Renderti utile. Renderti utile e dare la possibilità all'altro di star bene, di sentirsi accettato per quello che è, nel bene e nel male, e sì, che si sente accettato.